Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, a partire dal 2 gennaio al 9 gennaio 2023. Auguri di buon anno, anime infinite. Veramente che quest'anno possa essere per voi pieno di soddisfazioni, di veramente che possiate raggiungere tutti i vostri sogni. Dell'anima, ma anche personali, prosperità, abbondanza e salute perfetta. Volevo, prima di iniziare, informarvi che questo venerdì, venerdì pomeriggio alle ore 15:30 farò un lavoro straordinario in diretta con Logos Healing. Quindi chi è interessato si lavorerà sul tema per sciogliere i blocchi legati all'abbondanza, va bene? Vi mostrerò in diretta come molto velocemente è possibile cambiare stato, cambiare frequenza, come è possibile riallinearsi. Adesso vediamo se chi si prenoterà per primo farà in diretta questo percorso con me, oppure se riuscirò a fare un lavoro di gruppo, va bene? In ogni caso, chi è interessato mi contatti privatamente al 40 950 08 40, ok? 340 950 08 40. Mi contattate e poi vi aggiornerò. Comunque, questo lavoro in diretta con Logos Healing lo farò venerdì alle 15:30. Va bene? Vi aggiornerò magari nella community e anche su Facebook. Ricordatevi il mio canale Connessioni Angeliche. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale cliccando nella campanellina e naturalmente attivando le notifiche, così almeno ogni volta che io farò un video, una diretta, verrete aggiornati. Bene, iniziamo la lettura. Vi chiedo, prima di iniziare, faremo una breve preghiera di protezione all'arcangelo Michele. Quindi vi chiedo con amore di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi, qual è la lettura più giusta per voi. La lettura A, la lettura B o la lettura C. Potrebbe anche arrivarvi come informazione che più letture sono, o tu addirittura tutte e tre sono giuste per voi, per il vostro massimo bene. Alla fine del messaggi pescherò, diciamo, una carta dal mazzo di Abraham, che sono una coscienza collettiva che lavora diciamo, per insegnare alle persone come manifestare prosperità e abbondanza. Quindi leggeremo un messaggio anche di questa di queste energie superiori. Va bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, l'intera coscienza micaelica e tutti gli esseri di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando in questa lettura angelica. Arcangelo Michele, con amore ti chiedo di tagliare tutte le corde egoiche di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione, di giudizio, di sofferenza, di dolore tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce.
È l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione psichica, guida ed assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste. È fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Bene, iniziamo con la nostra lettura angelica. Abbiamo il mazzo del Gateway di Denise Lynn. È molto bello perché il portale, voglio dire, quindi vediamo, siamo nell'anno nuovo, quindi è un portale, un nuovo inizio, un nuovo ciclo, una rinascita. Quindi avventura alle porte, ok, per il gruppo A. Vediamo ora il gruppo B, molto interessante, nuove avventure, nuovi inizi per il gruppo A. Vediamo, reinventa la tua vita. Per il gruppo B, ok, molto interessante anche questo. Radianza per il gruppo C, ok. Ora vediamo. Vediamo le carte dell'abbondanza, cosa, che messaggio hanno per noi. Queste sono le carte degli angeli dell'abbondanza. Vediamo qual è il messaggio per il gruppo A. Abbi il coraggio di chiedere e di accettare aiuto, va bene. Vediamo il gruppo B. Ecco, si è girata una carta e ne è caduta anche un'altra, quindi le prenderemo tutte e due. Attrai, non inseguire. Screma le amicizie. Questo è molto, molto interessante. Gruppo C rischia con la guida del cielo. Bene, vediamo il gruppo C. Scusate, vediamo, non il gruppo C, vediamo il terzo mazzo. Cosa ci vogliono dire gli angeli? Ok, fiorire, questo è interessante. Nel gruppo C c'è radianza, invece nel gruppo A fioritura, quindi è molto interessante. Gruppo B, nuovo inizio, quindi un nuovo inizio anche per chi appartiene al gruppo B. Vediamo un po'. Gruppo C, eccola qui, no, non voleva uscire. Eccola qua, è uscita da sola. L'energia della luna. Ok, allora prendiamo anche una carta sul. È quasi luna piena, se non sbaglio, non vorrei dire fesserie, non ho idea di quando sia la luna piena, non mi intendo di queste cose, so solo che l'energia della luna è fondamentale nel processo di manifestazione, in particolar modo quando abbiamo la luna piena. Ok. Questo è molto interessante. Lo leggeremo dopo, va bene? Allora, vediamo il gruppo A. Diciamo che c'è una nuova avventura alle porte, va bene? Un nuovo inizio. Va bene, diciamo che è venuto il momento di esplorare la vita, nuovi orizzonti, è venuto il momento di avviare i tuoi progetti, è venuto il momento di agire nella direzione dei tuoi, delle tue intuizioni, dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi. Fa che non rimanga tutto nell'etere, ma che possa prendere forma quello che è il tuo sogno. Il sogno potrebbe essere cambiare casa, potrebbe essere avviare una nuova attività, cambiare lavoro, cambiare città, cambiare relazioni, lasciare andare il passato, chiudere con tutto ciò che ti sta impedendo di emergere.
ma aprirti al nuovo, anche all'ignoto, va bene? Abbi il coraggio di chiedere aiuto e di accettare l'aiuto per manifestare abbondanza, dicono gli angeli. Magari non riesci a fare tutto da solo, da sola, puoi chiedere aiuto a un amico, a un socio, a quelle persone che sai che possono esserti d'aiuto, che ti possono aiutare. Abbi fiducia perché tutto veramente è possibile, tutto è fattibile. C'è questa carta veramente che parla del fiore del lotus, il fiore dell'illuminazione, il fiore della grandezza, è un fiore maestoso, un fiore straordinario che cresce addirittura nello stagno, no? È un fiore bellissimo, un fiore che va a rappresentare la rinascita, la fioritura, va bene? Impara dall'esperienza passata, ma non chiuderti al nuovo, apriti al nuovo perché ci sono nuove possibilità, nuove opportunità all'orizzonte, va bene? Assolutamente purificati dal passato, lascia andare tutto ciò che non serve e vedrai che tutto andrà per il meglio, dicono gli angeli. Ok, iniziamo col gruppo B. È venuto il momento di buttare via tutto ciò che non serve il tuo massimo bene, dicono gli angeli, veramente di pulire, di chiudere con le vecchie relazioni che ti hanno portato via, tutto ciò che ti porta via energia, che ti svuota, che ti toglie entusiasmo, lascialo andare, sia che si tratti di un lavoro non più funzionale, sia che si tratti di amicizie che non servono il tuo massimo bene, o una relazione sentimentale che non è per il tuo massimo bene perché sei sempre nel dare, ma c'è uno squilibrio tra il dare e il ricevere. Hai diritto di ricevere e magari queste persone o questa persona non è in grado di darti quello di cui hai bisogno. Tanto è vero che questa carta viene anche rinforzata da quest'altra carta. Screma le amicizie, veramente taglia le corde con tutto ciò che non serve. Serve il tuo massimo bene, lascia andare, proprio non ti serve. È venuto il momento di attirare nuove opportunità e naturalmente si attirano in una frequenza superiore, in una frequenza di gioia, di gratitudine, di entusiasmo, di pace, di serenità e di armonia. Eleva le tue frequenze, hai bisogno di attirare, non di inseguire, perché se no rischi di bloccare il flusso dell'energia dell'universo che vuole aiutarti a manifestare abbondanza, a manifestare i tuoi sogni. Ma lo devi fare aprendoti al ricevere, senza forzare gli eventi. Lascia che tutto arrivi nel momento giusto, attraverso la sincronicità divina. Assolutamente ci sono lune nuove all'orizzonte, un nuovo inizio anche per voi, nuovi inizi, veramente. C'è abbondanza alle porte, c'è gioia, puoi dormire bene la notte, nel senso che accadranno solo cose meravigliose nella tua vita. Continua a pregare, a chiedere aiuto a Dio, agli angeli, all'arcangelo Michele, perché veramente la tua vita si sta aprendo un nuovo nuovi orizzonti, va bene? Ok, proteggi assolutamente le tue nuove idee, proteggile, non condividere i tuoi sogni con persone che non comprendono, che non vibrano nella tua frequenza. Queste persone non necessariamente sono delle persone sbagliate, negative, nel senso sono persone che non comprendono perché magari non riescono nemmeno a immaginare che i tuoi sogni così ambiziosi possono veramente manifestarsi, quindi potrebbero scoraggiarti, non condividere con le persone che non vogliono il tuo bene, che non sono ottimiste, con persone che non hanno i tuoi ideali. È meglio tenere segreti i tuoi progetti, va bene? Mi raccomando.
Ok, passiamo al gruppo C. La tua luce illumina il mondo. Energia di radianza. Guardate, c'è una perla, una conchiglia con la perla. Tu sei la perla, tu sei la luce, tu sei il faro, tu sei la guida per gli altri, tu sei un operatore della luce, tu sei messaggero e messaggera di verità, saggezza e integrità. Non bisogna essere perfetti per essere degli operatori di luce. Molti operatori di luce, prima di iniziare ad agire, ad operare, a servire, per aiutare gli altri, praticamente loro vogliono prendere tutti i diplomi, tutti i corsi di formazione, vogliono completare sicuramente la propria formazione, ma questo non significa raggiungere la perfezione prima di aiutare, prima di servire, prima di operare la tua missione. Assolutamente tu puoi farlo, se c'è bisogno della tua saggezza, della tua grandezza. Gli angeli ti dicono che per raggiungere abbondanza in vita infinita è venuto il momento di rischiare, agire, azione nella direzione del sogno, va bene? Assolutamente. Pregare durante le fasi lunari, mentre la luna diciamo, è piena, nelle fasi anche crescenti della luna, la preghiera è molto potente. Non so da voi, però qua in Sardegna ancora le giornate sono calde, la sera non c'è tanto freddo, quindi anche una meditazione all'aria aperta, per dire la notte con la luna piena, può essere molto molto potente nel processo di manifestazione. Pensate che ci sono persone che lavorano per aumentare la propria intuizione durante le fasi della luna piena, va bene? Sì, fanno dei veri e propri seminari, incontri. Abbiamo ad esempio Fabio Marchesi che fa dei lavori molto potenti nelle isole Tenerife, dove la temperatura è mite, è meraviglioso, e si può veramente fare un lavoro molto potente di connessione per sviluppare la propria intuizione, la propria connessione divina. Quindi chi non può fare queste esperienze può comunque fare l'esperienza da solo, da sola, attraverso meditazione, preghiera, in silenzio, possono accadere cose meravigliose. Io consiglio sempre di utilizzare la protezione sacra dell'Arcangelo Michele, anima infinita. Anche per te c'è un futuro meraviglioso, quindi assolutamente rischia, agisci nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Bene, questo è un messaggio per tutti voi. Ok, quindi quello di cui hai bisogno non influenza quello che sta diventando. Ok, diciamo che è venuto il momento di parlare bene, di pensare bene, ok? Di capire veramente cosa tu vuoi dalla vita. Diciamo che se tu sei più ricettivo, se tu sei più aperto al ricevere, tutto arriverà in un flusso di energia molto potente. Ma se tu parli, hai delle premonizioni negative e ti focalizzi su quello che è adesso, quello che adesso non è altro che il risultato di pensieri ed emozioni del passato. Quindi non focalizzarti sull'apparenza. L'apparenza non è la realtà. La realtà puoi crearla tu attraverso nuovi pensieri, nuove emozioni, nuove intenzioni pure di amore nella direzione del sogno, nella direzione del tuo obiettivo. Tu puoi creare la tua realtà, perché lo farai consapevolmente o inconsapevolmente. Quindi sii consapevole del tuo potere, crea la realtà che tu vuoi, vibrando nella frequenza, nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi più puri.
e dell'anima. Bene, anime infinite, abbiamo finito la nostra lettura angelica. Mi raccomando, venerdì ore 15:30 faremo un lavoro di manifestazione con logo ceiling e riprogrammazione. Ancora non so come, però connettetevi sul canale YouTube di Connessioni Angeliche perché sarò in diretta con voi. Chi vuole lavorare con me, vedremo se lavoreremo uno per uno o in gruppo. È tutto da organizzare, ma non preoccupatevi, tanto comunque posso lavorare massimo con 10-15 persone, quindi contattatemi privatamente se siete intenzionati a fare questo lavoro di mezz'ora, un'ora, va bene? Questo perché? Perché voglio lanciare, promuovere il mio prossimo percorso di manifestazione, un percorso di 6 settimane, ok? Adesso vedremo se farlo dalle 6 alle 9 settimane, va bene? Dove veramente vi insegnerò e vi guiderò passo dopo passo per sciogliere tutti i blocchi, i sistemi di credenze, le paure. Sarà un lavoro collettivo, il costo sarà veramente alla portata di tutti. Approfittate di questo nuovo lancio, di questo corso di manifestazione, perché veramente sarete massimo 10-15 persone e potrete veramente fare un lavoro incredibile che normalmente io faccio privatamente come coaching one to one. Ho deciso di farlo in gruppo, è ancora più potente e i risultati saranno straordinari a un costo veramente basso. Quindi approfittate di questo nuovo lancio. Volevo anche informarvi che mi occupo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure come connessione diretta con gli angeli e con l'arcangelo Michele. Va bene? Mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico, la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce che aiutano a portare equilibrio, armonia, pace in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale, laddove tu hai bisogno, ok? Mi occupo anche di facilitare one to one logos healing privatamente, one to one, per sciogliere tutti i blocchi, le paure, eliminare i sistemi di credenze negativi, i traumi del passato, per aiutarvi a riprogrammare il vostro inconscio affinché l'inconscio possa seguire la vostra volontà, quello che voi volete veramente, quello che voi volete realizzare e manifestare nella vostra vita. È un lavoro veramente potente. Per qualsiasi informazione, senza impegno, non esitate a contattarmi. Ok? Intanto vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione a tutti, a presto, ciao, a venerdì, mi raccomando.